Allora, adesso comincio a parlare delle serie anche... Allora, le serie che cosa sono? Diciamo come... sono delle somme infinite, bene? Quindi c'è un'operazione molto semplice che è quella di somma, ma c'è un'operazione anche non tanto semplice che è quella di iterare questa operazione infinite volte. Quindi sotto questo concetto c'è tutto quello che abbiamo visto sui limiti. Quindi queste serie sono un caso particolare di limiti, va bene? E come si scrive, diciamo, faccio un esempio. Allora, voi potete prendere, allora, dunque, appunto, come si costruiscono un esempio di serie? Allora, si prende una successione di numeri, Allora, quindi ho bisogno di una successione di numeri che, essendo una successione, ha bisogno di un simbolo, è più un indice per individuare non solo il singolo numero ma anche un ordine tra questi numeri, va bene? Non è che questo è l'ordine corrispondente all'ordine crescente e decrescente dei valori, no, è, diciamo, la successione non è solo un insieme di elementi ma anche un insieme, ma anche degli elementi a cui è dato uno specifico ordine. Allora, quindi qui, diciamo, n è un numero intero, di solito si parte da 0, ma si può partire anche da altri numeri interi. Diciamo che per adesso partiamo da 0, perché ci sono altri casi dove il numero da cui si parte è un particolare. Allora, poi di questi numeri cosa si fa? Si fa la somma. Allora, diciamo la somma n che va da 0 a più infinito, va bene? Quindi questo vuol dire cercare di capire il comportamento di questa somma qui e dargli anche un senso, perché adesso, come vedrete, ci sono degli esempi dove è anche difficile capire che senso uno vuole dare alla definizione. Allora, ci sono esempi, diciamo, dunque, quindi, ecco, vediamo un po' il collegamento con i limiti. Allora, questo, se uno lo vuole scrivere con il limite, siccome il limite è dato dall'indice n che diventa sempre più grande, allora questa stessa cosa si può scrivere così, è una sommatoria. Allora, arriviamo fino a un n finito, questa somma qui non ha bisogno di definizione perché è una somma di un numero finito di termini, poi devo specificare che questa n deve tendere all'infinito, quindi qui davanti scrivo limite per n grande che tende a infinito. Bene. Quindi per noi, diciamo, questo simbolo è una sintesi di questa cosa che invece è scritta in maniera un po' più esplicita e che contiene già cose che sono note, cioè una sommatoria di un numero finito di elementi e poi un limite, va bene? Allora, che cosa può succedere a questo limite? Beh, noi abbiamo già visto che un limite può avere essenzialmente tre tipi di comportamento. Allora, può tendere a un limite finito, L appartiene a R, oppure può tendere a più o a meno infinito. Allora, quindi qui diremo che la serie converge. Quindi quando la serie converge vuol dire che il limite di questa somma, questa si chiama anche somma parziale, somma parziale perché appunto non è fatta su tutti gli elementi a successione ma solo su una parte, solo fino a A di n grande, e si indica anche con Sn alle volte, quindi il simbolo sigma sottintende una somma, va bene? La somma parziale a volte si indica con Sn, quindi scrivere questo sarebbe anche come scrivere il limite per n che tende a più infinito di Sn. Sn è la somma parziale. Allora, appunto, o la serie converge, oppure qui invece se tende a più o meno infinito la serie si dice diverge. Bene? Oppure il limite può anche non esistere. Quando uno faceva la somma di numeri, il risultato c'era, va bene? Quindi veniva sempre un numero, un numero esplicito. Ecco, qui adesso per me adesso ho messo R, ma in realtà vedremo che queste operazioni si possono fare anche con i numeri complessi, va bene? E quindi in alcuni casi faremo anche delle somme con
somme infinite con i numeri complessi. Però adesso vediamo in R, ma alle volte passeremo anche su C, non cambia niente di particolare, insomma è solo un insieme un po' più grande. Quindi qui possiamo anche mettere tra parentesi appartiene a C, per dire che considereremo anche delle serie a termini complessi. Ecco, sì, per una serie AN di solito si individua come il termine della serie. Il termine, della termine generico della serie è il simbolo, è questo, il termine della successione. Questo è il termine generico della serie. Quindi la serie è un po' tutto quanto, e il singolo elemento che viene sommato si chiama anche termine. Qual è l'altro risultato ancora possibile? È che questo limite sia indeterminato, quindi il limite non esiste, eh? Allora la serie si dice indeterminata. Bene, adesso provo a fare qualche esempio di ciascun caso e poi proviamo a vedere la serie più semplice che la serie geometrica. Allora, vediamo un caso di serie che converge. Allora, ce n'è una banale che è la seguente: se voi prendete la successione che è data da tutti i termini uguali a 0, va bene? Quando fate le somme parziali, sommerete, diciamo, un certo numero finite di volte 0, quando fate il limite otterrete ancora 0. 0 è un numero reale, questa serie converge. Quindi la serie che ha come termini sempre 0, questo è un esempio di serie convergente, anche se non molto significativa, e questo converge a 0. Vediamo un esempio di serie che diverge. Anche qui cerchiamo subito degli esempi semplici. Allora, qui per esempio possiamo mettere la serie data da termini, anche qui tutti costanti, non so, per esempio uguale a 2. Fare 2 più 2 più 2 più 2, quindi anche qui c'è una somma, 0 più 0 infinito di 2, e questo non può che tendere a più infinito. Come dovrei farlo per dimostrarlo? Beh, allora guardo le somme parziali. La somma parziale, se parto da 0 per arrivare a n, vuol dire che sono n più 1 termini. Quindi la somma parziale sarà n più 1 volte 2, n grande tende a più infinito e tenderà a più infinito. Quindi questa è più infinita. Un altro esempio di serie che diverge ancora più velocemente è se invece di avere un termine costante 2 ci mettete addirittura 2 alla n, capite che il termine prima era costante 2, adesso addirittura il singolo termine tende a più infinito, quando sommi tutta questa roba qui il risultato è sempre più infinito. Quindi questi sono due esempi di serie che divergono. Adesso vediamo anche un esempio di serie indeterminata. Una serie indeterminata è, per esempio, una serie del tipo meno 1 alla n. Allora, in questi due casi qua, diciamo, la somma era semplice, diciamo così, da prevedere qual era il comportamento, perché adesso qui erano tutti 0, qui erano tutti elementi positivi. Sommo infiniti termini positivi, se questo termine è sempre maggiore o uguale di qualcosa, quando sommo tutti questi termini non può che tendere a più infinito. Le cose si complicano quando i termini che voi aggiungete sono un po' positivi e un po' negativi. Infatti vedremo che le serie più difficili da capire se sono convergenti, divergenti o indeterminate sono proprio le serie che non hanno un segno costante. Perché? Perché quando sommate, diciamo, andate un po' in una direzione e un po' nell'altra. Quando sommate cose positive il termine della somma parziale aumenta, quando sommate le cose negative la somma parziale diminuisce, quindi ha un comportamento che può non essere chiaro. Va bene, questo è quello meno chiaro di tutti, perché quando fate questo il limite è indeterminato. Adesso vediamo perché. Allora, dovrei fare le somme parziali per far vedere questa cosa. Allora, prendiamo qui sotto, facciamo meno 1 alla n, facciamo una somma da 0 a n. Facciamo intanto prima un numero finito di termini. Allora, che cosa vuol dire? Questa è una maniera sintetica per scrivere che cosa? Allora, dovrei iniziare con meno 1 alla 0, che è 1, poi sarebbe meno 1, poi più 1, poi meno 1, poi più 1, eccetera. Allora uno dice, vabbè, ma scusami, tu fai così e allora questi termini si semplificano tutti e il termine fa 0. Quindi uno potrebbe dire, no, la somma c'è, non è indeterminata, tende a 0. Ah, aspettate, scusate. Questo qui, diciamo, arriva fino all'ennesimo termine, quindi ci sono n più 1 termini.
Ma se uno proseguisse qui con questi puntini, ne mettesse infiniti, uno potrebbe pensare che queste semplificazioni mandano via tutto. Però uno potrebbe anche agire diversamente. Supponiamo che invece di semplificare così, queste coppie, uno semplifichi invece che cosa? Lascia l'uno qui davanti e poi dice, va, adesso tolgo questa coppia, tolgo questa coppia e così via. Allora, con lo stesso identico ragionamento, uno potrebbe dire, no, sono tutti questi altri numeri qui che vanno via. E rimane il primo termine, cioè 1, quindi la somma vale 1. Allora, quindi, diciamo, per quello uno ha bisogno di una definizione precisa, perché se uno dice solo una somma di infiniti termini, si trova di fronte alle situazioni che non riesce bene a chiarire. Infatti, quando sono state, diciamo, quando la gente ha cominciato a pensare a queste cose, c'erano persone che, diciamo, pensavano che fosse più ragionevole lasciare che un tipo di ragionamento di questo tipo fosse lecito, e altri invece che dicevano no, c'è troppo diciamo arbitrio nella scelta di come si semplificano, bisogna fissare un'altra regola, perché sennò diciamo la teoria non riesce a svilupparsi. Allora, l'idea è quella di fare prima un numero finito di termini. Allora vediamo un po', se faccio n più 1 termini e faccio le semplificazioni, che cosa succede? Allora, facciamolo gradualmente. Allora, facciamo per esempio il caso n uguale a 0. Quando n è uguale a 0, voi qui dentro avete solo meno 1. Quando fate n uguale a 1, avete i primi due termini, meno 1 più 1, e questo fa 0, questo fa meno 1. Queste sono le somme parziali. Andiamo fino a n uguale a 2, cambiamo questo, mettiamo n uguale a 2, allora sarà meno 1 più 1 meno 1, questi vanno via, queste sono semplificazioni che posso fare, quando ho un numero finito di termini posso fare semplificazioni, il problema è quando ne ho un numero infinito, che lì le cose sono più delicate, questo fa meno 1. E se continuate in questo modo cosa vedete? Che la somma parziale oscilla tra due valori, tra meno 1 e 0. E come oscilla? Facciamo ancora n uguale a 3. Come oscilla? Beh, la formula per capire qual è la somma parziale è abbastanza semplice. Quando è pari viene meno 1, quando è dispari viene 0. Va bene? E quindi questo cosa vuol dire? Che questo qua è uguale a o a meno 1 se n è grande e pari, oppure a 1 se n è dispari. Zero. A 0, sì, grazie. A 0 se n 1 è 0. Perché meno? Perché meno? Ah, sì, scusate. Allora, n alla 0, sì, avete ragione. Allora, qui n alla 0, abbiamo detto, era meno 1 alla 0, quindi 1. Scusate, sono tutti cambiati. Non è che cambia molto la sostanza, però avete ragione. Il primo termine, scusate, era meno 1 alla 0, quindi fa 1. Poi il secondo termine è 1 meno 1, ho shiftato tutto di 1. 1 meno 1, 0, qui invece è più 1 e quindi qui 0. Ecco, comunque le somme parziali, diciamo, cambiano, saltano tra due valori diversi, che sono 1 e 0. Bene? E quindi quando faccio il limite di queste somme parziali, faccio il limite di una cosa che salta continuamente tra 1 e 0, e quando faccio il limite non c'è, perché c'è una successione che tende a 1. Una sottosuccessione che tende a 0, il limite non c'è, va bene? Quindi questo è un primo esempio, quindi la serie n che va da 0 a più infinito di meno 1 alla n è una serie indeterminata, perché quando guardo le somme parziali sono una cosa che cambia, non ha un limite, va bene? Perché oscilla tra due identici valori. Vediamo di fare un esempio un po' più significativo di questo, perché quello che vedete, diciamo, adesso a parte il segno, mettiamoci prima nelle condizioni di fare somme solo di numeri positivi. Un'altra cosa strana è, ma esistono delle somme di numeri positivi infiniti che vi danno un numero finito? Perché uno potrebbe anche pensare, se ogni volta la somma parziale aumenta un po', può darsi che questa roba qui vada sempre più infinito. Ecco, in realtà c'è un esempio, adesso lasciamolo vedere qual è questo esempio. Quindi adesso cerchiamo di trovare un esempio più significativo di questo, invece di avere sempre una cosa uguale a zero. Allora, proviamo questo. Partiamo
partiamo da 1 a più infinito invece da 0, perché voglio farvi... No, vabbè, partiamo lo stesso da 0. Allora, vediamo un po', sviluppiamo un po' i termini di questa somma. Allora, qui avrei il primo termine è 1, poi il secondo termine è un mezzo, poi il terzo termine è un quarto, poi più un ottavo, eccetera. Va bene? Allora, sono infiniti questi termini, però hanno una caratteristica. Il termine generico tende a 0. Quindi aumento sempre, ma aumento sempre di meno. Allora, vediamo un po' se questa roba qui converge. Come facciamo a dimostrarlo? Beh, siccome questa, poi vedremo che una serie geometrica, c'è una maniera per trovare una formula per la somma parziale. Ma adesso voglio farvi vedere anche che c'è un ragionamento geometrico che viene molto bene. Allora, questo è un quadrato di lato 1. Siccome parto da 0 ho bisogno di un altro pezzo qui. Cioè di spese è fatto quando n va da 1 a più infinito, ma se va da 0 basta aggiungere un pezzo. Allora, questo è un quadrato di lato 1, va bene? Allora, adesso facciamo una somma di aree, va bene? Allora, la prima area è questa. Questa qui, anche questa è lato 1. Questa area qui vale 1, va bene? Poi adesso cerchiamo qui dentro una cosa che corrisponda all'un mezzo che sta qui. Allora, voi prendete e dividete questo in questo modo. Allora, quell'area di questo triangolo qui è un mezzo. Adesso andiamo qui nella parte che rimane e dividiamola di nuovo a metà. Chiaro che questa qui è anche un mezzo, quindi una di queste è un quarto. Allora, questo è 1, questo è un mezzo, questo è un quarto. Sto costruendo tutta una serie di triangoli la cui area corrisponde ai termini di questa somma, va bene? Se facessi l'area solo di questa parte qui, sarei arrivato come somma parziale fino a qui. Ma questo ragionamento può continuare, perché prendo ogni volta il triangolo che mi rimane, che è un triangolo rettangolo, prendo e lo divido a metà. Quindi questo è un ottavo, questo è un sedicesimo, questo è un trentaduesimo, eccetera, e piano piano aggiungo i termini. Allora, non sempre per una serie è possibile avere un'interpretazione geometrica, sarebbe fantastico, ma non è così. Allora, quanto vale questa somma? Capite che quello che state facendo, in fondo, quando aggiungete questi singoli termini, è come dire, sto cercando di calcolare quest'area che so che è uguale a 2, l'area di questo 2, va bene, ma lo sto facendo in una maniera complicata. Ogni volta aggiungo un pezzo, ogni volta aggiungo un pezzo. In realtà, dopo questo quadrato, aggiungo un triangolo, un altro triangolo, un altro triangolo, un altro triangolo. Quanti sono questi triangoli? Sono infiniti, perché ogni volta che divido qui, va bene, la zona diventa sempre più piccola, ma mai zero, va bene? E ogni volta che aggiungete un termine, corrisponde al termine che aggiungete in questa serie numerica, che non ha bisogno di questa interpretazione per sapere quanto vale, ma in questo caso è un po' più chiaro. E allora, quindi, anzi, la cosa forse più che sapere quanto vale, la cosa più che forse dovrebbe un po' più convincervi è che questa serie in realtà converge sicuramente, perché qualunque cosa accada qui rimane confinata in questo rettangolo, e quindi, diciamo, il valore aumenta sempre di più, ma più di 2 non potrà mai essere. Va bene. E perché tende a 2? È perché il termine che ogni volta rimane ha un'area sempre più piccola, quindi la distanza di questa somma parziale diventa sempre più piccola rispetto a 2, e al limite otterrete esattamente 2. Quindi questa somma qui, non solo siamo in grado di dire che questa somma converge, ma possiamo anche dire che la somma vale 2. Va bene? Quindi abbiamo un esempio più significativo da mettere qui. La serie converge, la serie del termine 1 mezzo alla n converge e la sua somma vale 2, va bene? Questo è un esempio di serie geometrica, adesso vedremo come si fa in generale quando avete una serie geometrica, come si fa a riconoscere una serie geometrica. La serie geometrica vuol dire che il termine generico ha una forma particolare, va bene? Che cos'è? È la potenza di un numero fissato. Bene, un mezzo alla n è la serie geometrica di ragione, a volte si dice ragione un mezzo. Anche questa è una serie geometrica, solo che il termine generico è del tipo 2 alla n, va bene? Quindi con le serie geometriche questo sarà
facile anche questo secondo fatto, cioè capire quanto vale la somma. Per altre serie invece dovremmo accontentarci di dire se converge o meno, perché calcolare la somma può essere molto complicato, va bene? Per le serie geometriche invece è tutto abbastanza semplice, quindi anche la somma si riesce a calcolare agevolmente. Ecco, quindi nel momento in cui abbiamo delle serie geometriche, abbiamo, non so, diverse serie geometriche, come possiamo un po' combinarle? Che tipo di operazione possiamo fare tra serie? Allora, ad esempio, non so, supponiamo di saper studiare la serie, diciamo, AN e la serie BN, va bene? Vogliamo che uno sappia che la serie AN converge, poi la serie BN converge, che cosa posso dire della combinazione lineare di queste due serie? Allora, se entrambe le serie convergono, se queste convergono, allora anche questa converge e succede quello che uno si aspetta, cioè che la somma di questa serie proprio corrisponde alla combinazione lineare dei due risultati che ottenete qui. Quindi questo è uguale all'alfa a n infinito più beta n sopra 0 infinito. Attenzione, qui è importante che entrambe le serie devono convergere, va bene? Se una delle due diverge, va bene? È come se doveste fare, non so, più infinito più una cosa finita. Allora, in quel caso continuerà a divergere. Invece, quello che dovete veramente stare attenti sono le forme indeterminate, perché essendo dei limiti, l'unico pericolo quando uno fa, diciamo, passa da questa serie e la spezza in due parti, l'unico pericolo è che venga fuori una forma indeterminata. Quindi questa operazione qui si può fare quando entrambe le serie convergono o se una sola di queste diverge, va bene? Ma se tutte e due divergono, qual è il pericolo? Può darsi che qui, diciamo, venga tutta questa roba qui venga più infinito, tutta questa roba qui venga meno infinito e vi ritrovate a fare più infinito meno infinito. Questa differenza continua a essere una forma indeterminata. Quindi attenti, quando avete delle serie potete fare delle operazioni che sono comode perché vi permettono di studiare un pezzo alla volta, ma state attenti, va bene, invece di ricordarvi tanti risultati, state attenti a riconoscere le forme indeterminate, perché se fate questo passaggio qui è valido finché questa roba qui non è una forma indeterminata. Se qui c'è una forma indeterminata, questo passaggio qui non lo potete fare, va bene? Allora, quindi questa è già una possibilità che vi permette, data una serie complicata, di vedere i singoli pezzi cosa fanno, bene? Ecco, voglio farvi vedere cosa succede quando uno non si accorge di questa forma di determinazione. Allora, proviamo a vedere questo. Allora, questa serie qui abbiamo già detto che tende a più infinito, va bene? Ma adesso proviamo a fare delle operazioni su questa serie per vedere quello che possiamo fare e quello che non possiamo fare. Allora, questo qui, diciamo, facciamo questa operazione. Adesso, allora, qui davanti ci mettiamo un 2 meno 1, che fa 1, quindi questo passaggio qui è lecito, si può fare, bene? Questo qui è 1, e quindi si può fare. Allora, perché faccio questo? Perché adesso voglio provare a scrivere questa cosa qui in quest'altro modo. Allora, questo qui è un 2 che moltiplica 2 alla n, e questo invece, chiaro che adesso sto per farmi un imbroglio, però diciamo, voglio farvi vedere che quando uno fa dei conti, fa tutta una serie di passaggi ragionevoli, qui c'è un meno, fa tutta una serie di passaggi ragionevoli e poi troviamo un risultato assurdo. Allora devi cercare di capire dove sta il problema. Allora, diciamo, vediamo un po' questo. Allora, qui, diciamo, se sviluppate quello che sta scritto qua dentro, qui avreste 1 più 2 più 4 più 8, eccetera. Qui, se sviluppate, ottenete 1 più 2 più 4 più 8. Adesso provate a moltiplicare e
quindi qua viene 2 più 4 più 8 più 16 meno, e qui avete di nuovo 1 più 2 più 4 più 8 eccetera. Allora qui non sto imbrogliando, cioè qui ci saranno tutte le potenze di 2, va bene? Anche qui quando c'erano tutte le potenze di 2, quando moltiplicate per 2 avete ancora tutte le potenze di 2, va bene? Tranne la prima, che la 1 adesso non c'è più. Adesso fate la sottrazione, 2 e 2 sta di qua, 4 e 4 sta di qua, 8 e 8 sta di qua. Va via tutto, cosa rimane? Meno 1. Allora capite che, voglio dire, è un risultato assurdo, cioè io sommo infiniti numeri positivi, tengo meno 1, però bueno, non va bene. Dove sta il problema? Qual è l'operazione che abbiamo fatto e non ci siamo forse accorti che è una operazione illecita? Allora, quando abbiamo spezzato questa somma in questo modo, qui c'è una forma indeterminata. Qui c'è questa roba qua è più infinito e questa roba qua è meno infinito. È più infinito, meno infinito, poi abbiamo fatto delle semplificazioni e diciamo però non è la maniera giusta per trattare questa forma indeterminata. Quindi questa forma indeterminata qui, da questo punto in poi, da qui in poi, la forma indeterminata va trattata con una certa attenzione, perché se la svolgete in questo modo, questo è scorretto, e quindi quando fate ulteriormente un altro passaggio ottenete meno 1, va bene? Che è palesemente una cosa assurda, visto diciamo cosa stiamo sommando. Ecco, questo tipo di errore adesso qui sembra un po' più, anzi molto artificiale, perché è introdotto su 2 al meno 1, ma quando fate dei conti questo pericolo è sempre incombente, bisogna fare attenzione, perché sennò da un certo punto in poi si cominciano a ottenere delle cose, può darsi che poi il risultato magari è anche credibile, però poi è sbagliato, va bene? Quindi state attenti, qui c'è una forma indeterminata, qui da qui in poi le cose non vanno bene. Quindi diciamo, ricordatevi questo, ma ricordatevi anche del pericolo delle forme indeterminate. Dunque, un'altra caratteristica che possiamo già dire per tutte le serie è un criterio per capire se la serie converge o meno. Un criterio che non sempre funziona, cioè non è detto che vi dia la risposta che state cercando, e vedrete che tutti gli argomenti che faremo praticamente da qui in poi dovrò chiamarli criteri o strumenti, perché diciamo non è che con un'unica cosa riuscite a dare la risposta che vi serve. Può darsi che ci sono tutta una serie di criteri per stabilire se una serie converge, ma magari alcuni non sono sufficienti perché la serie è particolarmente difficile. Allora, questo criterio è molto semplice e facile da controllare, quindi è un tentativo che va fatto subito. Quindi se voi avete una serie di cui dovete intanto scoprire se converge o meno, questa forse è la prima cosa da guardare. Allora, questa è la serie, abbiamo detto che questa qui diciamo è un limite di una somma parziale, questa è la somma parziale, e diciamo che questo, facciamo finta che questo converge, va bene? Quindi supponiamo di avere una serie convergente. Ok, quindi vuol dire che Sn, la somma parziale Sn tende a un numero, va bene? Adesso proviamo a prendere S di n più 1 meno S di n. Allora, vediamo un po' che cosa vuol dire questo. Questa è la somma parziale, questo sarebbe la somma di an con n che va dal primo termine fino all'n più n. Questa è una somma finita che va da 0 a n di n. Quando avete una somma finita di numeri, questa semplificazione qua le potete continuare a fare come avete sempre fatto. Bene, quando avete un numero finito di addendi, le semplificazioni si possono fare così. Il pericolo è quando sono infiniti, vedete, questo è un altro esempio, qui ci sono infiniti numeri, queste semplificazioni non sono lecite. Va bene. Ma se un numero... Questa è una bomba. Oh, la terza guerra mondiale. Vabbè, tanto
stiamo chiuso usando la porta. Prima che ci trovi, no. Allora, questa differenza qua a che cosa è uguale? Allora, sono un numero finito di termini, qui ce ne sono alcuni, qui ce ne sono degli altri, qui ce n'è uno in più rispetto a quello che sta di quest'altra parte. Tutti gli altri termini che stanno qui coincidono con questi tranne l'ultimo termine. Vedete, qui la somma va da 0, l'indice da 0 a n più 1. Qui va da 0 a n. Quando fate questa differenza, che cosa tenete? Tenete a di n più 1, va bene? Questi sono i primi n più 1, anzi, non sono, diciamo, questi sono un certo numero di termini fino a n più 1, un po' come con il fattoriale, no? Cioè avete tanti fattori uno dietro l'altro, poi semplificate per il fattoriale precedente e tutti i termini, diciamo, a parte l'ultimo, vanno via. Qui succede la stessa identica cosa. Questo è fino a n più 1, questo fino a n, quando fate la differenza sopravvive l'ultimo termine che sta qui. Allora, questa quindi è la differenza, va bene, tra queste due cose. Quanto vale il limite di questa differenza? Allora, proviamo a fare il limite. N tende a più infinito. Allora, questo tende a L. Questo tende anche a L. Quindi qui ottenete L meno L, quindi questo fa 0. Allora, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che quando avete una serie, va bene, se questa serie converge, allora vuol dire che questo limite fa 0, questo limite è in realtà la differenza, è il limite di questa differenza qui, e quindi è questo termine qua. Quindi questa cosa vuol dire che quando avete una serie convergente, necessariamente il termine AN deve tendere a 0. Va bene, serie AN, il termine AN, o AN più 1, diciamo, è la stessa identica successione tra dati di 1, il suo limite è esattamente sempre lo stesso. Questo termine deve tendere a 0. Quindi, prima avevo fatto degli esempi, per esempio, questo qui, quando potrete utilizzare, adesso potrete utilizzare questo risultato, questa serie qui diverge, cioè non converge sicuramente. Perché? Perché il termine generico è 2 alla n, e 2 alla n non tende a 0, questa roba qui non converge, va bene? Il termine invece, anche quando era semplicemente 2, anche questo, la serie non converge perché il termine generico non tende a 0, va bene? L'implicazione va solo in questa direzione, quindi se voi avete una serie, un termine complicato, prima controllate se quello tende a 0. Se tende a 0, questo non vuol dire che la serie converge, perché l'implicazione non è anche questa, questa qui non vale, Non è che sarebbe semplice se bastasse controllare se quello tende a 0 per dire se converge, va bene? Ma se invece notate che il termine generico non tende a 0, allora la serie non può essere convergente, perché se fosse convergente quella roba lì deve tendere a 0. Bene, allora, quindi questa cosa vuol dire? Questo è già un primo criterio per distinguere serie convergenti da no. Prima cosa si guarda il termine AN. Se AN tende a 0, va bene, allora vediamo altri criteri per stabilire, per distinguere se è convergente o meno. Se non tende a 0, basta, vuol dire che questa roba qui non converge, di quello siamo sicuri. Quindi non è un criterio, diciamo così, esaustivo, però già comincia un po' a distinguere la situazione. Allora, per esempio, adesso se vogliamo trovare il risultato per le serie geometriche, vediamo se questo criterio è utile. Serie geometrica. Allora, serie geometrica, il termine generico appare come la potenza di un termine, mettiamola x, sarà n. Fissiamo di partire da 0 a più infinito, poi vedremo come si fa se non si parte da 0 ma da un altro termine. Allora, quindi il termine appare in questo modo, metto una x perché? Perché il risultato dipende dal numero che ci mettete qui. Va bene, n, adesso la forma è fissata, deve essere la potenza di un numero, ma cambiate x, cambia la somma, per certi x addirittura la somma non c'è, diverge. Va bene, in altri casi è indeterminato. Allora, anche qui dovremmo cercare di capire, per questo tipo di serie, se c'è un criterio facile per stabilire in che categoria siamo. Converge? Diverge? È indeterminata? Allora, quindi, intanto direi questo. Per essere convergente, abbiamo detto che è necessario che il termine tenda a zero. Allora, quindi, una prima cosa, una prima modo per distinguere la situazione è: quando è che x alla n tende a zero?
quando è che facendo il x lo fisso, va bene? Faccio il limite per n che tende a più infinito, quando è che questa questa successione tende a 0? Allora, non solo tra 0 e 1, tra 1 e meno 1, anzi siamo un po' più precisi, diciamo quando il modulo di x è minore di 1, o se volete quando x è compreso tra 1 e meno 1, però anche sugli estremi dobbiamo essere precisi. Li prendiamo o no gli estremi? Beh, allora per 1 abbiamo già detto verrebbe 1 alla n, e 1 alla n vale 1 e questo termine non tende a 0, quindi l'estremo 1 non va bene, anche perché corrisponderebbe alla serie di 1 più 1 più 1, quello è chiaro che tende a più infinito, quindi quello non va bene. Per meno 1 neanche, perché abbiamo visto l'esempio di meno 1 alla n, che è esattamente il caso quando x è uguale a meno 1, che la serie è indeterminata, va bene? Quindi da questo primo criterio uno potrebbe già dire che se x è diciamo maggiore di 1 o x è minore di maggiore o uguale a 1 o minore o uguale di meno 1, questo sicuramente la serie non converge. Bene, la serie non converge perché? Perché se tu prendi una x così e fai x alla n, il limite non fa 0, no? È quello che abbiamo detto qua. Se il limite non fa 0, la serie sicuramente non converge. Però non possiamo ancora dire che se x è compreso tra meno 1 e 1 la serie converge, va bene? Quello non lo possiamo ancora dire. Diciamo che questa osservazione qua intanto ci distingue questi due casi. Se converge, questa serie dovrà essere per qualche valore compreso tra meno 1 e 1, ma non è detto che siano tutti quanti. Quindi qui converge, per dire, bisogna controllarlo, non basta quel criterio lì ancora per dire che converge. Di qui siamo sicuri che non converge, ma qui non siamo ancora sicuri perché questa condizione è solo appunto necessaria, non è anche sufficiente, non vale anche il contrario. Quindi qui dobbiamo ancora controllare, comunque questo è il caso che ci rimane ancora da controllare, per questo siamo sicuri che la serie non converge, poi bisognerebbe distinguere se diverge o è indeterminata, però adesso cerchiamo solo di distinguere se converge o meno. Quindi ci rimane da controllare se x è compreso tra meno 1 e 1, converge effettivamente? E adesso facciamo un ragionamento per capire se questa roba qui è corretta. Allora, per svolgere questa parte, di cosa abbiamo bisogno? È della definizione di convergenza, e quindi abbiamo bisogno di trattare la somma parziale. Allora, scriviamo la somma parziale, Sn, qui ci mettiamo x alla n con n che va da 0, va bene? Quindi trattiamo intanto una somma finita di termini e vediamo un po' che cosa succede. Allora, questo dovrebbe dire, diciamo, per n uguale a 0 uguale a 1 più x più x quadro fino ad arrivare a x alla n, bene? Allora, per trovare una formula chiusa, va bene, per questo termine, una formula chiusa cosa vorrebbe dire? Una formula semplice da utilizzare, che non mi costringe ogni volta a fare un ciclo che va da 0 a n per vedere quanto vale la somma, perché se devo fare un limite di questa roba qua mi dà fastidio, va bene? Devo cercare una formula più semplice che mi dà lo stesso identico risultato. Allora, per questo si fa questo trucchetto, che però, diciamo, è una cosa che probabilmente avete già visto in altri contesti, perché, per esempio, vediamo un po', se n è uguale a 1, questa somma qui sarebbe 1 più x, bene? E se voi moltiplicate, diciamo, 1 più x per 1 meno x, ottenete 1 meno x quadro, bene? Se prendete n uguale a 2 e fate 1, questo qui verrebbe 1 più x quadro, se moltiplicate per, diciamo, 1 meno x, cosa ottenete? Beh, qui c'era il prodotto notevole, ma anche qui succede una cosa, diciamo, dove ci sono un sacco di semplificazioni. Proviamo a fare il prodotto e poi vediamo in generale che cosa succede. Se faccio il prodotto verrebbe 1 più x quadro, quando faccio questo per tutti questi, poi faccio meno x per questo, mi viene meno x quadro, meno x cubo. Notate, quel trucchetto delle semplificazioni, va bene?
quando lo uso per infiniti termini è perché voglio sfruttare una cosa che era tanto comoda quando facevo un numero finito di termini. Purtroppo non lo posso fare, però con un numero finito di termini posso continuare a farlo. Allora, quindi questo è con questo, e mi rimane 1 meno x cubo. Questa cosa vale in generale. Quando io moltiplico tutto questo per 1 meno x, che cosa ottengo? Allora, facciamolo in generale. Quindi quando prendo Sn e lo moltiplico per 1 meno x, per tutto questo per 1 meno x, cosa ottengo? Allora, per n uguale a 1 ottenevo 1 meno x quadro, per n uguale a 2 ottenevo 1 meno x cubo, che cosa tengo? 1 meno x. 1 meno x alla n più 1. Bene? La verifica si fa esattamente facendo nel caso generale questo. Se voi qui mettete 1 più x fino ad arrivare a x alla n e lo moltiplicate per 1 meno x, che cosa succederà in questo prodotto? Prima dovete scrivere tutti questi termini e poi quando moltiplicate per 1 meno x scriverete quasi tutti gli stessi termini. Che differenza ci sarà? Non ci sarà l'1 perché quando moltiplicate per meno x non ce l'avete più, e ci sarà un termine in più perché quando moltiplicate meno x per x alla n otterrete meno xn più 1. Tutti gli altri si semplificano e quindi avrete sempre questa semplificazione, e qui avrete sempre il primo termine di questo e l'ultimo termine per x dall'altra parte. Provate a svolgere, trovate un risultato simile a questo, quindi vale questo. Allora, quindi questa cosa che probabilmente avrete visto quando avete fatto algebra, ma avrete visto in casi particolari, vale in generale. Allora, quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che Sn è uguale a 1 meno x alla n più 1 diviso 1 meno x. Qui dovrei stare un po' attento, hai cominciato a dividere per un numero, dovresti essere sicuro che quel numero è diverso da 0. Sì, sono sicuro perché mi è rimasto solo da trattare il caso in cui x è compreso tra meno 1 e 1. Quindi sono sicuro che non divido per 0, quindi questa sottrazione è lecita. Va bene? Adesso notate un po' la comodità di avere, invece di questo, di avere questa formula. Qui, diciamo così, dal punto di vista computazionale dovete fare n più 1 somme di potenze che cambiano ogni volta, va bene? Quindi un ciclo, va bene? Qui, questa invece è una formula esplicita, va bene? Non devo fare nessun ciclo di somme, è un unico conto, va bene? È un po' più complicato perché non faccio solo somme, devo fare questa differenza e poi fare anche una divisione. Però questa qui è una formula chiusa, si dice chiusa proprio perché non implica un ciclo di operazioni che aumenta con l'aumentare di n. Qui con l'aumentare di n avete sempre le stesse operazioni da fare. E siccome poi per cercare la somma devo fare il limite delle somme parziali, benissimo, allora qui era complicato perché dovevo fare un ciclo sempre più lungo. Qui invece il numero di operazioni è sempre un numero finito e l'unica cosa che dipende da n è questo. Allora proviamo a scrivere, quindi n che va da 0, adesso facciamo il limite, questo uguale al limite per n che tende ad infinito di Sn, quindi devo fare il limite di questa roba qua, limite per n che tende ad infinito di 1 meno x alla n più 1 diviso 1 meno x. Quindi sempre nel caso in cui x sia compreso tra meno 1 e 1, che il primo criterio che abbiamo visto ci ha detto, guarda, se devi cercare la convergenza devi cercarla lì dentro, allora abbiamo detto, vabbè, allora cerchiamo una formula esplicita per Sn. Questo tipo di somma esplicita accadrà praticamente solo per la somma geometrica, perché per tutte le altre serie un strumento di questo tipo non sarà possibile utilizzarlo, quindi è una circostanza molto fortunata, e quindi dobbiamo fare solo il limite di questo. Quanto fa il limite di questo adesso? Allora, il limite, attenzione, bisogna vedere qual è la variabile, no? La variabile è n che cambia, x è un numero fissato, un numero è un parametro compreso tra meno 1 e 1. Quando fate il limite dovete guardare solo questo, quello che succede. Ma abbiamo fatto tutto il discorso che le potenze di x tenderanno a 0 quando n tende a più infinito, adesso qui è n grande che tende a più infinito, la stessa identica cosa. Questo termine qui, se x è compreso tra meno 1 e 1, questo tende a 0. Quindi questo scompare, gli altri rimangono, non dipendono da n. Bene, allora quindi questo vuol dire che questa somma
vale 1 su 1 meno x. Bene? Allora, torniamo un attimo indietro e quindi vediamo di dare il risultato complessivo. Quindi, col primo criterio abbiamo detto la serie, se converge, converge qua dentro. Abbiamo fatto ulteriormente altri passi in avanti e abbiamo detto sì, questa cosa è vera, ma è vera anche che per tutti i punti qui dentro converge. Va bene? Non era detto che questa cosa qui sarebbe, cioè, convergesse in tutto l'intervallo. Abbiamo dovuto fare un passo in più per dimostrarlo. Quindi qui converge dappertutto e anzi siamo anche in grado di dire quanto vale. Quindi quando x è compreso tra meno 1 e 1, questa roba qui è uguale a 1 su 1 meno x. Negli altri casi la serie non converge. Se restiamo nell'ambito dei numeri reali possiamo anche un po' distinguere queste due situazioni. Perché? Allora, quindi questo è vero, ma se lo riscrivo meglio cosa posso dire? Ma se x è maggiore o uguale di 1, la serie diverge, va bene? Sono sempre numeri positivi, la direzione è sempre la stessa, questa roba tende a più infinito. Se x è minore o uguale di meno 1, lì abbiamo una indeterminazione, va bene? L'abbiamo già vista per meno 1, per altri numeri ancora più piccoli che cosa succede? Ogni volta voi aggiungete o togliete un numero che diventa sempre più grande, quindi le oscillazioni sono sempre più grandi e man mano che aggiungete termini la somma parziale non converge mai da nessuna parte. Anzi, non tende neanche a più infinito, perché un po' aggiungete, un po' togliete, non va definitivamente né da una parte né dall'altra. Quindi qui è indeterminato. Ma diciamo che per quello che ci interessa vorrei che fosse puntualizzare che per le serie la cosa importante è almeno stabilire dove convergono e dove non convergono. Se siamo nel dominio dove la serie converge, se siamo anche in grado di dare una formula per la somma esplicita, meglio ancora, ma non sarà sempre così facile, va bene? Ecco, quindi questo è il risultato generale per le serie geometriche. Questo è quello che vi servirà per risolvere gli esercizi. E per esempio nel caso x uguale a un mezzo che abbiamo visto prima con quel ragionamento geometrico, il fatto che venga 2 adesso lo vediamo subito, perché quando x è uguale a un mezzo è in questo intervallo, se faccio 1 meno un mezzo ottengo un mezzo, faccio il reciproco, ottengo esattamente 2. Va bene? Quindi questa è una formula che vale in generale. Anzi, siccome poi oltre alle serie numeriche faremo le cosiddette serie di potenze, che non sono più serie di numeri ma serie di funzioni, dove qui mettete una funzione, e questo in fondo è una serie di funzioni, perché ok, se stabilisco x quanto vale, questi sono solo numeri, ma se x lascio arbitrario, questo è come dire fai la somma infinite volte della funzione x tra n. Quindi questa roba qui si può anche leggere in questo modo, come una funzione che dato x vi dà questa somma, va bene? E qual è il dominio di questa funzione? Dove è possibile fare questa somma infinita e dove è possibile farla? Qui dentro. Quindi diciamo che questo intervallo meno 1, 1 lo chiameremo anche dominio della serie. Poi vedremo altre serie di potenze che somigliano a questa e vedremo che il dominio è l'insieme dei parametri dove potete effettivamente fare la somma. Adesso facciamo qualche esempio solo con le applicazioni di questa formula e poi basta. Allora, il primo esempio che voglio fare è un esempio di serie che voi avete già visto, che avete visto ma che nessuno vi ha detto che era una serie numerica. Allora, quando avete un numero decimale con delle cifre dove c'è un segnettino sopra, questo è una maniera sintetica per dire 0.1666. Allora, quello che dovreste ricordarvi è che questi numeri, anche se hanno infinite cifre decimali diverse da 0, sono numeri razionali, va bene? Questi sono numeri razionali.
pi greco, radice di 2, sono numeri irrazionali dove, diciamo, anche lì ci sono infinite cifre, ma non c'è una regolarità, non c'è un pezzo che si ripete. Qui c'è una sola cifra che si ripete, ma ci possono essere anche altri numeri. Se scrivete 0.167, avete che il codice che si ripete è questo, va bene? Anche questo è un numero razionale, va bene? E quindi questo distingue nei reali i numeri razionali e i numeri irrazionali dal punto di vista dell'espansione decimale. Ecco, questo dovreste sicuramente ricordarlo e continuate a ricordarlo. Una cosa che forse non ricorderete è come si faceva a passare da 0.16 con 6 periodico alla frazione. Se è un numero razionale vuol dire che si può scrivere come rapporto i numeri interi. Questo è. Ecco, adesso sento che state pregando e state dicendo, no? Se dovete contare cifre, l'antiperiodo, il periodo, io non me la ricordo. E non penso che sia una cosa sana da ricordare. Che cosa potete invece ricordare? Potete adesso inserirla in questo argomento nuovo per inquadrarla teoricamente. Diciamo, quell'algoritmo che voi avete visto una volta nella vostra vita è una cosa che avete imparato un po' a memoria, però nessuno vi ha spiegato perché si fa così. Va bene? E come tutte le cose che non hanno un perché esplicito, si dimenticano, anzi forse è il loro destino, va bene? Quindi adesso cerco di spiegarvi perché veniva fuori, diciamo, non vi dico diciamo come veniva fuori, perché appunto la regoletta non me la ricordo, quindi non posso verificare, ma diciamo vi faccio vedere come si possono trovare questi P e Q, questi numeri P e Q, semplicemente usando questa formula. Allora, tutto sta a riscrivere come serie questo numero qua. Allora, che cosa vuol dire questa espansione decimale? Bisogna un po' vedere qual è il significato di questi simboli, no? Allora, vorrebbe dire fare 0 più un decimo più 6 centesimi più 6 millesimi puntini, va bene? Adesso questi puntini, diciamo, in realtà se uno scrive in maniera sintetica ma esatta quello che sta facendo, i puntini sono sempre fonte di fraintendimento, no? Perché uno magari può pensare che le cose vanno in un certo modo. Allora cerchiamo di riscrivere questa formula in maniera esatta utilizzando questi simboli. Allora, vediamo un po'. Allora, lo zero lo lasciamo perdere. Qual è, diciamo, i simboli che sono un po' più regolari? Ma direi questi, no? 6 centesimi, 6 millesimi, 16 millesimi, insomma, tutti i numeri che sono qui sono della forma 6 diviso una potenza di 10. Allora, facciamo così. Allora, l'undecimo lo lasciamo fuori e qui facciamo una somma infinita e adesso dobbiamo un po' arrangiarci per fissare i termini di questa somma. Allora, per fare questa cosa non è detto che uno la individui subito con facilità, però basta che guarda i termini e li traduce, va bene? Allora, vuol dire una cosa del tipo 6 su 10 alla n, va bene? Questa è la forma di tutti i termini che stanno da questa parte, da qui in poi. Adesso devo fissare il ciclo, no? Allora, il ciclo va da n2 fino a infinito, perché sono infinite cifre. La serie che è venuta fuori è questa, non parte da 0 e adesso vedremo un po' cosa succede se invece di partire da 0 parte da 2. È una serie geometrica, beh, non è esattamente uguale a questa, perché questa non è tutta potenza, c'è anche sto 6. Però siccome diciamo il termine, se non ci fosse 6 sarebbe 1 su 10 alla n, no? Tanto questa serie converge o meno, ma non so quanto fa, ma sicuramente converge perché un decimo è compreso tra meno 1 e 1, quindi questa è una serie che converge. Allora, se la serie converge possiamo fare quell'operazione di linearità che abbiamo detto prima. I termini che non dipendono da n, che moltiplicano, come 6, si può portare fuori dalla somma. Così come quando voi sommate tanti termini e raccogliete il 6, anche qui si può fare questa cosa. È vero che sono infiniti i termini, ma siccome converge, lo potete fare, potete portare fuori 6. Quindi qua c'è un decimo più 6 che moltiplica e qui c'è una somma con 2 a infinito di 1 su 10. Adesso mi manca ancora da calcolare questo, tutto il resto sono operazioni facili da fare. Mi serve sapere quanto vale questo. Somma n uguale a 1.
A n uguale a 0 che cosa avete? Avete x alla 0, quindi 1, questo qui sarebbe, diciamo, n uguale a 0. E poi qual è l'altro termine? Beh, quando n uguale a 1 è x, quindi anche x devo togliere. Allora, perché faccio così? Perché, diciamo, prima prendo tutto e poi tolgo quello che non serve? Perché io voglio ricordarmi a memoria una formula. La formula è la somma serie geometrica con il parametro che parte da 0. E lì la formula è 1 su 1 meno x. Se poi voglio termini, voglio togliere dei termini, li tolgo dopo. Quindi questo è uguale a 1 su 1 meno x meno 1 meno x. E questo è un modo per farlo. C'è una maniera forse ancora più facile, cioè che come risultato implica meno conti, però è un po' più delicato farlo vedere perché vale. Allora, riproviamo a fare questa somma qua. Allora, faccio la somma n che va da 2 a più infinito di x alla n. Adesso non voglio più calcolarlo per sottrazione, già questa formula qui andrebbe bene. Ma vediamo un po' se c'è una cosa ancora più semplice. Allora, facciamo così. Tutti questi coefficienti, tutte queste potenze qua, saranno almeno 2, va bene? Saranno almeno 2 perché parte da 2. Allora facciamo così, raccogliamo x quadro. Quando raccogliamo x quadro non dipende da n, può uscire dalla sommatoria, e quindi questo ottengo così, x quadro, la somma che va da 2 a più infinito, e qui, adesso qui non posso mettere n, devo mettere n meno 2 perché un 2 l'ho già raccolto, un 2 è uscito, un x quadro è uscito. Come faccio a controllare se sto sommando sempre le stesse cose? Ma se ritorni indietro e fai questo per questo, riottieni questo, va bene? Questo è stato, questo si può far uscire dalla somma perché non dipende da n. La cosa che non si può fare è raccogliere x alla n fuori, non puoi, va bene? Perché non è un unico termine, sono termini che cambiano a valore di n. Ma x quadro è sempre lo stesso, lo puoi raccogliere, è un numero solo. Adesso qui c'è l'operazione un po' più delicata che faremo parecchie volte. Adesso qui cambiamo variabile. Allora, qui cosa vuol dire? Stiamo sommando con n che va da 2 a più infinito, va bene? Ma quando vado a fare le potenze, come cambiano questi numeri? Allora, quando n uguale a 2, questo fa 0. Quando uguale a n 3, questo fa 1. Quando n uguale a 4, questo fa 2. Beh, allora, la stessa identica somma la posso scrivere così. Cosa faccio? Se il ciclo, la cosa importante è che sommo esattamente sempre gli stessi termini, non posso cambiare i termini della somma. Ma se invece di partire da 2, poi togliere 2, partissi da 0 e poi andassi a più infinito e qui ci mettessi x alla n, è vero, questo simbolo qua è diverso da questo, ma sta sommando esattamente le stesse cose. Questo ciclo fa la stessa cosa di questo, esattamente identica, va bene? E quindi è lecito farlo, è lecito farlo. Quindi, che cosa succede? Che questa somma qua, che va da 2 a infinito, raccogliete l'x quadro, e poi questa somma qua, ecco, questa è un'operazione che vedremo anche in altri contesti, è come se cambiassi variabile, va bene? Invece di prendere n, prendo n-2 come nuova variabile. Quindi, qui invece che partire da 0, invece di partire da 2, parto da 0, vado al più infinito, e qui tengo solo x e n. Per essere sicuri di fare la stessa cosa, provate a scrivere un po' di termini di questo, un po' di termini di quello, e vedrete che sono esattamente identici. State facendo la stessa identica operazione, anche se la descrivete con un programma leggermente diverso, no? Indice invece va da 2 a più infinito, poi 3 di 2, qui invece vai da 0 a più infinito e su n non fa niente. Di questo abbiamo una formula, quindi qui otteniamo x quadro diviso 1 meno x. Bene? Questo è uguale a questo. Se provate qui a svolgere il conto, otterrete esattamente questo. Forse questo è un po' più semplice da ricordare, perché questo vuol dire che quando in generale, invece di partire da 2, parto, non so, da 4, basta che qui ci mettete x alla 4 diviso 1, invece di stare a sottrarre 4 volte. Rivedetemi un po' questo esempio, perché è fondamentale per riuscire a capire come si tratta questo simbolo qua. Va bene, qui in questo esempio ci sono due cose che rivedremo anche in altri esercizi più complicati. Come si fa a giocare con l'indice? Se l'indice non è quello che uno si aspetta, si può sommare più termini e togliere quelli che non servono, oppure se è possibile raccogliere, questo va bene per le serie geometriche, si raccoglie il termine e si cambia la variabile. Quando vedremo questa cosa qui in altri esercizi, cercherò di segnalarvela, così la vedete anche in altri esercizi. Allora, vediamo un po' qua. Allora, continuiamo qui. È un decimo, 6. Allora, qui che cosa avete? Allora, devo applicare questo. Quanto è x?
x è uguale a un decimo, quindi devo mettere, adesso devo solo sostituire i valori, quindi qui c'è 1 meno un decimo e qui c'è un decimo al quadrato. Bene? Allora vediamo velocemente quanto fa, lo faccio qui sopra. Allora qui verrà 9 decimi e poi un decimo si semplifica, quindi verrà un decimo più 6. Allora abbiamo detto qui viene 9 e questo 10 si ribalta sopra, quindi qua verrà 90, direi, no? Siamo? 10 viene 9, poi ci sia un decimo che moltiplica, un centesimo e sopra c'è un 10. Guardate un po', questo 9 e questo 0 hanno a che fare con quella cosa che vi ricordavate voi della, diciamo, l'antiperiodo e il periodo, va bene? Quindi uno, se volesse, piano piano ricostruirebbe, diciamo, il motivo di quella forma. Poi arrivati qui, adesso si tratta di fare, possiamo fare qui 9, 9 più 6, 15 novantesimi, e dividiamo per 15, 15 viene un sesto. Bene? E questa è la somma, e quindi vuol dire che il numero è un sesto. Va bene? Allora faccio ancora un esercizio e poi basta. Più breve di questo. Io direi allora sono solo un paio di passaggi intanto per rivedere questo trucchetto dell'indice che è abbastanza importante. Allora, quello che noi sappiamo calcolare è quello che dovete ricordarvi, è se volete questo, quando partite da 0 a più infinito, questo è 1 su 1 meno x, se x è compreso tra 1 e meno 1. Questa è la formula da ricordare, va bene? Tutte le altre cose derivano da questa. Allora, vediamo un po' questa. Questa non compare direttamente in questo modo, perché qui non c'è una potenza elevata alla n, cioè questo sì è elevato alla n, questa è elevata alla 3 alla 2n più 1. Casomai, prima di applicare questa formula, dobbiamo rendere più omogeneo il termine e scriverlo come una unica potenza di un numero fissato. Bene? Allora, come si può fare qui? Allora, qui è molto semplice. Allora, cerchiamo di mettere tutto quanto elevato alla n. Che operazioni possiamo fare? Delle semplici operazioni tra le potenze. Allora, questo 1 lo scarichiamo fuori, perché questo qua sarebbe 3 alla 2n per 3, e qui c'è ancora meno 1 alla n. Questa cosa qui non dipende più da n, va bene? Non dipendeva nemmeno prima, adesso l'abbiamo estratta meglio. Possiamo portare fuori dalla sommatoria, come raccogliere un terzo. Vediamo un terzo. Poi facciamo ancora un'operazione per rendere, diciamo, il risultato applicabile per questa formula. E cosa avete? Avete un 3 alla 2n, questo sarebbe dire come 9 alla n, quindi questo è un 9 alla n e un meno 1 alla n, quindi possiamo scrivere come meno un nono alla n. Allora, adesso questi primi due passaggi vi permettono adesso di applicare questo. La serie converge, perché? Perché la ragione della serie, il termine, è meno un nono alla n, meno un nono è compreso tra meno 1 e 1, va bene? È vero che cambia segno continuamente, ma essendo più piccolo di 1 in modulo, questo cambio, va bene, questa oscillazione diventerà sempre più piccola, quindi va bene. E quindi quanto è uguale questo? Uguale a un terzo. Allora, qui mettete 1 meno meno un nono, che sarebbe questo pezzo qua, però qui partiva da 2, Allora esattamente come prima, come si fa ad aggiustare questo fatto che parte da 2? Quando partite da n0, basta che qui davanti ci mettete un x alla n0, che è quel termine che veniva raccolto per tutti quanti. E allora qui mettete un meno un nono al quadrato, E a questo punto l'esercizio è finito, basta fare i conti, va bene?
La cosa importante è arrivare, trattare il termine della serie per arrivare qui e poi si fa la traduzione con la formula. Auguri e ci rivediamo a gennaio. Buona. Al prossimo.